Buonasera a tutti. Presidente Righi, Paolo, non, scusate se sono potuto venire solo così tardi, ma non potevo mancare dopo tutti questi anni di battaglie insieme che abbiamo tentato di fare e quindi volevo portare il saluto di noi costruttori dell'ANCE alla bella manifestazione di oggi, che serve e serve in questo momento, che continua a essere un momento molto difficile. Qualche segnale positivo sentivo, sì, oggettivamente così, nel senso che noi abbiamo registrato, i dati li sapete, un 2,2 in più di compravendite 2014 rispetto al 2013, abbiamo delle, diciamo, il massimo Firenze 22 più addirittura, e Roma 11,6, Milano 6,8, Genova 10. Abbiamo visto sicuramente una continua calare dei prezzi delle compravendite delle case usate, ma una tenuta e una inversione di tendenza è troppo, ma una tenuta dei prezzi del nuovo. E anche abbiamo rilevato tra i nostri associati che il 51% delle realizzazioni o delle ristrutturazioni che loro hanno fatto è stato, diciamo, in classe A e B energetica, e che sicuramente era invece soltanto il 19% all'inizio della crisi, e che le persone che vengono a comprare casa un pochino questo, diciamo, ne cominciano a tenere conto sempre di più. Certamente questo, rispetto al drammatico calo delle compravendite e dei prezzi, non è un'inversione seria e complessiva di tendenza. Sono alcuni segnali anche di voglia per chi i soldi li ha, e naturalmente anche con le condizioni di mutuo che si sono verificate. Si diceva prima giustamente l'intervento a Cassa Depositi e Prestiti e ABI per favorire i mutui, giovani coppie eccetera, come, diciamo, utilizzo molto spesso nelle banche, ti dicono che non sanno niente di questo, però è un meccanismo che ha messo in moto comunque un po' di più l'attenzione dei mutui, e qualche cosa è accaduto, però questo ovviamente non vuol dire un'inversione di tendenza. Allora caliamoci nel quadro brevissimamente della situazione generale, dove vedete che tutti gli analisti dicono: ma è calato il costo del petrolio, bene, abbiamo avuto il quantitative easing della BCE alle banche, bene, abbiamo l'euro svalutato rispetto al dollaro, ma perché non c'è questa ripresa? Beh, io penso di ripetere quello che abbiamo sempre ripetuto: perché non c'è stata ancora una vera ripartenza del mercato interno in cui l'edilizia ha un ruolo fondamentale. Non bisogna questo andarlo a studiare su qualche testo sacro, ma c'è assolutamente, è avvenuto in moltissimi paesi avanzati del mondo. E allora siamo ancora alle concessioni, lasciate perdere se nuovo ristrutturato, del 1937, a questo siamo arrivati come situazione generale. Bene, in questa situazione di difficoltà, quindi, che cosa nella società, che sta accadendo? Comunque le famiglie aumentano, comunque aumentano situazioni particolari, unifamiliari, comunque famiglie ricostituite o ricerca comunque di alloggi, che abbiamo perso la famosa stanza in questi anni di crisi nella grandezza delle nostre case. Cioè c'è una dinamica che il Paese vorrebbe comunque, al di là poi del problema degli affitti, nonostante i tanti provvedimenti che sono arrivati, e delle case poi che non si riescono a affittare. Però in tutto questo quadro di crisi di questi anni, che cosa è successo? Che la patrimoniale è stata applicata alla casa. La tassazione è cresciuta, i dati li avete detti sicuramente oggi tutti quanti, non ce li ripetiamo, ma insomma da 32 miliardi di gettito a 42 miliardi di gettito dal 2011, abbiamo avuto sostanzialmente da 9,8 dell'IMU, siamo arrivati adesso IMU più TASI a 24 miliardi acclarati. Abbiamo le seconde case, come sapete bene, la tassazione è aumentata per uno che non l'affitta del 18%. Tu prendi un paese in una crisi epocale storica, con la casa che è la vita, è il bene rifugio, è quello che hai considerato il bene essenziale, e che cosa fai? Sai che faccio? Metto la patrimoniale sulla casa e tolgo la sicurezza della casa, li inverto tutti i meccanismi finora che hanno funzionato sulle seconde case, su questo patrimonio e su questa assicurazione, e intanto andiamo avanti. Questo è stato veramente l'evento sconvolgente delle politiche economiche che sono stati seguiti in questi anni, che non hanno una logica di aiuto al Paese, ma hanno una logica semplicemente forse di indicazioni generali e di non saper più semplicemente dove prendere realmente i soldi.
soldi. Nel contempo di questa incredibile tassazione, che cosa è accaduto? Che la spesa corrente delle amministrazioni locali è aumentata del 17%, che è tanto quanto sono diminuiti gli investimenti, e più o meno quei 13 miliardi all'anno che si dicevano sono stati assorbiti e utilizzati per la spesa corrente. Spesa corrente significa stipendi, significa spese improduttive, non si è ridotto di niente. È come se i nostri enti locali avessero continuato a vivere come se fossimo nei primi anni 2000, in un grande momento di crescita, continuando a spendere con facilità. E nel frattempo però mi hai massacrato il settore privato, dei professionisti, degli architetti, degli ingegneri, delle imprese, in particolare il settore edile, in particolare il settore della casa. C'è strategia in questo? C'è logica? C'è senso di responsabilità economica? Io credo di no, ma questo ce l'ha chiesto l'Europa, ma è vero fino a un certo punto, perché l'Europa, che ha le sue responsabilità nelle macro politiche generali e che sappiamo che sono quelle di aver intignato su una rigidità di bilanci priva di significato, infatti le altre aree hanno ragionato in maniera diversa dagli Stati Uniti all'Asia, all'Inghilterra, al Giappone, ma l'Europa è colpevole di averci messo questi vincoli di bilancio, ma non è colpevole di questo tipo di politiche che sono state tutte italiane e tutte ragionate a livello italiano. Quindi la verità è che bisogna invertire questa tendenza di usare i soldi prendendoli dalle attività produttive o dalla casa e investendoli, mi si dice, bisogna ragionare in termini moderni, bisogna tornare a un diverso rapporto con la casa, bisogna avere una capacità ovviamente d'affitto e di cambiamento, la mobilità, ma questo è tutto verissimo, bisogna fare case fatte bene, questo lo dico a noi, bisogna cercare sicuramente di recuperare e riqualificare, ma diciamoci un po', anche ad esempio, ma non prendo questo tema, sul consumo del suolo, la bella pensata demagogica è consumo del suolo zero oggi, mentre l'Europa dice arrivaci nel 2050, ma ci vogliamo arrivare nel contempo dando gli strumenti per facilitare la trasformazione, gli interventi sull'esistente, adesso non entro nei particolari, ma dal punto di vista fiscale, dal punto di vista degli strumenti amministrativi urbanistici. La verità è che siamo un paese che sta fermo, e mentre le cose peggiorano, peggiora la qualità delle nostre risposte, diciamo di noi tutti, aumentano le lentezze burocratiche, aumenta la capacità anche di guardare agli obiettivi e al risultato. Non è che non c'era corruzione, illegalità e cattivo funzionamento anche negli anni 60, però si faceva l'autostrada del sole perché alla fine, comunque credetemi, c'era un minimo di controllo e un minimo di risposta sugli obiettivi. L'amministrazione rispondeva sugli obiettivi. Oggi l'hanno caricato di 10.000 responsabilità per cui teme per sé e per le prossime tre generazioni che la Corte dei Conti gli arrivi e gli dica che ha preso un provvedimento sbagliato, ma non è più responsabilizzato sul risultato. Per cui non importa a nessuno dove si arriva, e questo lo dico su un permesso di costruire, su un permesso di trasformare, sulle minime iniziative che si vogliono prendere, e tutto sta andando così. È ineluttabile tutto questo? No, però vi voglio dire che purtroppo drammaticamente, dato che non è una cosa grave, guardate un po' come il simbolo di tutto questo, spesa presa dalle attività produttive e quindi immessa nella spesa corrente, guardate come sono ridotte le nostre città, no? Lo diciamo tutti, Roma, le buche, la strada, e infatti James Bond, che non è stato messo KO dalla Spettra, è stato messo KO dai San Pietrini, a buca nei San Pietrini l'altro ieri sera, ha dovuto interrompere le riprese perché la macchina ha sobbalzato troppo durante una manovra. Cioè siamo al paradosso di una situazione di completo abbandono senza capacità di reazione. Allora, tutto questo non deve avere una mancanza di risposta, e allora in questo senso, per dare un senso anche di speranza e di convinzione, io mi permetto di dire che credo che gli elementi possibili, sentendo la politica, sentendo il governo, la consapevolezza che ciò che manca anche alla ripresa economica, accanto ad altri fatti più complessi che stasera non trattiamo, sicuramente anche quella della fiducia, ma della ripresa del mercato interno, e il mercato interno, che mondo è mondo, riparte con un minimo di attività. Dobbiamo sapere che però il meteorite è arrivato e l'atmosfera sarà diversa, cioè non ci sarà il mondo di prima, né nel campo delle costruzioni né in nessun campo. Si chiederà maggiore qualità, si chiederanno prodotti diversi,
Si chiederà ovviamente progressivamente una tendenza dei valori, senza farla lunga, che sarà quella che assistiamo in altri paesi moderni dove ci sono cose costosissime, dove forse i prezzi saranno stabiliti certamente dalle attività immobiliari, ma basati su meccanismi più complessi, cioè il bene casa diventerà sempre più un bene come un bene mobile prezzato e che avrà un valore. La tendenza è quella, però ci possiamo arrivare vivi, facendo cose fatte bene, avendo valorizzato la nostra storia, il nostro patrimonio, le nostre professionalità, che è fatto anche molto di piccole e medie imprese, di professionisti, di ricerca e di passione per la casa, o ci si può arrivare devastando tutto e non costruendo nulla insieme nel breve tempo. La scelta, il bivio è questa. Sento una politica, perché poi tocca sempre la politica, che finalmente è consapevole. Non mi aspetto una riduzione delle tasse da domani mattina, assolutamente, ma mi aspetto presto che ci sia una semplificazione da questo balletto forte e folle delle tasse con nomi strani, che sia una tassa unica come ci è stato promesso, e mi aspetto che ci dicano per i prossimi 3 anni, proviamo a riprenderci, le tasse sulla casa non aumenteranno più. Già questo a noi ci basterebbe, perché poi sappiamo come industriarci e come cercare di andare avanti. Certo, lo possiamo fare, è stato detto 2000 volte, e a quest'ora sarà stato detto anzi 3000 volte, ma come abbiamo visto con Paolo in tante occasioni, quel poco che siamo riusciti, qualcosa secondo me siamo riusciti a fare sul piano dell'opinione pubblica generale e nella richiesta alla politica delle cose giuste, delle imprese, degli agenti immobiliari, di ciò che rappresentiamo, mi pare che l'abbiamo fatto facendolo insieme. Ormai è una filiera consolidata, nessuno può pensare di collaborare ai discorsi generali da solo o rappresentando una categoria. Bisogna che i settori nel complesso siano tutti insieme. È una mediazione difficile ma indispensabile, solo così potremo essere ascoltati, perché siamo una voce importante e corretta tutti insieme della società civile, che qualcosa si deve prendere le responsabilità, ma bisogna pure che sia ascoltata, e mi sembra, e spero, non voglio essere troppo ottimista, che il momento giusto da questo punto di vista sia arrivato. Grazie. Grazie Presidente Buzzetti.